ovviamente siamo nuovi e andremo dietro, il progetto è nuovo, quindi dovrà vedere un po' come svilupparsi. Noi abbiamo un'idea chiara di come vogliamo farlo partire e sviluppare e speriamo che questo possa soddisfare un po' tutti e poi andremo dietro alle richieste e, al successo di questa cosa. Questo è un progetto innovativo in Italia? Sì. Non mi risulta che esista una cosa simile. Buonasera signori. Credo di sì, mi sembra che in Italia, abbiamo guardato sia in Italia che anche all'estero, in realtà non esiste una cosa così specifica. Sinceramente penso che ormai il nostro sport, che sta arrivando a livelli anche di qualità, sia tattica, sia di tecnologie, eccetera, abbia bisogno di una specializzazione sempre più precisa, e quella del ruolo del palleggiatore secondo me è fondamentale, è veramente il ruolo dove veramente si spostano gli equilibri della partita e non solo di una partita ma anche di un campionato, quindi una specializzazione su questo ruolo credo che si è sempre sentita la necessità, ora vediamo se io riesco a soddisfarla. Beh, chi meglio di te, no? Allora, questo è quello che dicono un po' tutti. Uno dei motivi per cui questa accademia ha il mio nome ben preciso proprio nel marchio è proprio questo, proprio quello di portare in giro la mia professionalità sul ruolo. Certo, saranno i palleggiatori a venire da te o tu andare da loro? Ma io credo, entrambe le cose, io credo che inizialmente debbano essere, il mio sogno è che inizialmente siano le società a capire l'importanza di questa cosa, perché io in realtà mi metterò al servizio delle società, perché io credo che sia bene comune per tutte le società poter costruire dei bravi palleggiatori. Poi è chiaro che ci sarà il palleggiatore un po' più evoluto che verrà di testa sua, ci sarà la mia voglia di andare a vedere altre realtà, quindi sarà un po' tutto, però diciamo che sarebbe bello perché vuol dire che è stata capita l'idea, sì, che la spinta venisse dalle società. Ascolta, c'è un'età base da, sì, partire? Sì, allora, l'età base è solamente nel basso, cioè nel senso che sotto i 14 anni a mio avviso, anche se la specializzazione purtroppo ormai è molto precoce, sì. A mio avviso sotto i 14 anni non ha senso, perché un palleggiatore, forse la forza di un palleggiatore è anche quella di capire e saper fare gli altri ruoli. Quindi poi a 12 anni noi allenatori possiamo avere individuato il fenomeno, l'alo bianco del futuro, se me la vogliono far vedere va bene, però più di una lezione per dire sì, a buone mani, sì, cioè potrebbe fare, però sotto i 14 anni a mio avviso è giusto ancora veramente fargli fare tutto il mondo, proprio per costruire un palleggiatore. A Ravenna perché è casa, giusto? Sì. Nemo profeta in patria, lo so. No, allora, Ravenna perché è casa, Ravenna perché ha cultura pallavolistica, Ravenna perché è giusto e ritengo necessario che Ravenna abbia, volendo noi creare un'eccellenza, questa eccellenza possa averla a Ravenna, se la dovrà meritare, questo sì. Certo, speriamo che l'amministrazione comunale sia, speriamo che se la meriti, questa, ecco, speriamo che se la meriti. Da questo punto di vista. Okay. Va bene, Manu, grazie. Niente. E un grandissimo in bocca al lupo da parte nostra. Crepi. Grazie. Ciao. Ciao.